In questa lezione parleremo dell'economia. Vedremo l'economia attraverso i suoi tre settori principali, che sono il primario, il secondario e il terziario. Il vostro libro purtroppo fa un minestrone, quindi io ho creato un testo apposito su cui farvi studiare. Quindi voi non studiate sul libro, ma studiate sul testo che io vi mando. Definiamo intanto l'economia. L'economia è l'insieme delle attività svolte dall'uomo per soddisfare i propri bisogni. Questa economia si riferisce soprattutto al lavoro. Il lavoro è un'attività economica. Noi con i soldi, noi lavoriamo, prendiamo i soldi e riusciamo a soddisfare i nostri bisogni. Tutte queste attività economiche si dividono in tre settori. Il settore primario, che include agricoltura, allevamento, pesca, lo sfruttamento delle foreste e delle miniere. Si chiama così primario perché permette di fornire tutti gli elementi utili, fondamentali per la vita degli esseri umani, da cui poi trarremo dei beni necessari. Il settore secondario comprende le industrie, cioè tutte le attività manifatturiere che si svolgono nelle aree industriali e nelle fabbriche. Il settore terziario, invece, comprende tutti i servizi come il commercio, i trasporti, la sanità, l'istruzione, la cultura, le comunicazioni. Per quel che riguarda il lavoro, la popolazione si divide in popolazione attiva, ovviamente le persone in grado di lavorare, a prescindere che siano occupati o disoccupati, la popolazione non attiva, che in Italia comprende i ragazzi che hanno un'età inferiore ai 15 anni, i pensionati, gli studenti e le casalinghe. A loro volta le persone che hanno un'occupazione si dividono in lavoratori autonomi, cioè quelli che svolgono attività per conto proprio, le famose partite IVA, come artigiani, commercianti, liberi professionisti, medici, avvocati, eccetera. E abbiamo i lavoratori dipendenti, cioè operai o impiegati che ricevono uno stipendio e sono alle dipendenze di una certa struttura, che può essere pubblica o privata. In questo caso i lavoratori dipendenti sono dipendenti pubblici, quando il loro datore di lavoro è un ente pubblico come il comune, la regione, lo Stato, la Camera di Commercio, eccetera. Sono dipendenti privati se il loro datore di lavoro è un'azienda o una persona privata. Ora vediamo il settore primario. Il settore primario abbiamo visto che comprende agricoltura, allevamento, pesca, sfruttamento delle foreste e delle miniere. Vediamo ora l'agricoltura. Il vostro libro fa un po' un calderone, quindi io vi do una spiegazione che non segue per filo e per segno il libro. In Europa, quindi, noi abbiamo quattro grandi zone agricole diverse, che variano a seconda del territorio e anche a seconda del clima. Queste quattro zone sono: una lungo le coste mediterraneo, lì il clima è caldo e secco, e possiamo trovare le colture mediterranee come gli ortaggi, gli olivi, le viti, i fiori, la frutta e gli agrumi. Poi abbiamo le coste atlantiche, dove il clima è umido e ventoso, che sono adatte per le coltivazioni di alberi da frutto del foraggio, cioè l'erba e fieno, che costituisce il nutrimento principale per l'allevamento di bestiame, anche in ampi pascoli. Abbiamo le regioni settentrionali dell'Europa, cioè le regioni a nord, dove il clima è molto freddo e prevale la silvicoltura, cioè lo sfruttamento dei boschi per poter ottenere legname pregiato, che ha vari usi sia per i mobili che per la carta. Infine abbiamo l'Europa centro-orientale, cioè al centro e all'est, che è chiamato il granaio del continente. Qui abbiamo soprattutto le coltivazioni di cereali, come il grano, il mais, la segale, l'orzo e l'avena. Bisogna dire che l'Europa, a livello agricolo, è una vera potenza mondiale. Produce alimenti per circa un miliardo di persone,
molte più di quante risiedano sul suo territorio. Tutto questo grazie all'uso delle moderne attrezzature e delle tecniche di coltivazione molto avanzate, che hanno permesso di aumentare la produzione nei campi e hanno ridotto ovviamente il numero dei contadini che potevano lavorare nei campi. Le produzioni europee soprattutto sono specializzate in monocolture. Tutte queste monocolture sono favorite dalla diffusione di aziende agricole di grandi dimensioni. Riguardo l'Italia, invece, l'agricoltura dipende da quattro fattori. Uno è il tipo di territorio. Ad esempio, le montagne sono più difficili da coltivare rispetto a pianure e colline. Il tipo di clima, cioè le aree troppo fredde non sono adatte alla coltivazione, la disponibilità di acqua, cioè la presenza o la lontananza dell'acqua, e soprattutto il tipo di acqua, le paludi non vanno bene per coltivare, le zone troppo secche o troppo umide come stagne non vanno bene per coltivare, e anche il modo di coltivare, che può essere meccanizzato e molto produttivo, come vedremo più avanti. Pensando a questi quattro fattori, possiamo dire che l'Italia è un paese agricolo molto fortunato. Infatti produce tantissime coltivazioni e fa anche largo uso di macchine agricole e ogni produzione è competitiva a livello internazionale. Infatti in Italia abbiamo parecchie eccellenze come la frutta, gli agrumi, i legumi, gli ortaggi, ma soprattutto olive per l'olio di qualità e il nostro vino. Noi ci contendiamo il primato mondiale per la produzione di vino con la Francia. Infatti il Made in Italy è diventato un marchio di eccellenza che contraddistingue la produzione italiana da altre produzioni minori. L'agricoltura in Italia si distingue da zona a zona. Abbiamo nel nord la pianura padana, dove i suoi terreni sono fertili, è piena di acqua per l'irrigazione ed è anche ben canalizzata, il clima è temperato e sono stati investiti molti grandi capitali per creare aziende agricole moderne di grandi dimensioni. Troviamo molte risaie, campi di grano, di mais, vigneti, soprattutto sulle colline, allevamenti di bovini, mucche, vitelli e di suini, maiali. Il tipico edificio agricolo è la cascina corte, ha una pianta quadrangolare di grandi dimensioni, con un grandissimo cortile al centro, chiamato corte, ed è circondata da vari edifici, fra cui abitazioni degli agricoltori, le stalle per gli animali, i fienili, i magazzini con la tipica forma a portico. Ci sono anche una cappella e il pozzo, talvolta. Al sud, invece, è più difficile poter coltivare, per via della scarsità di ampie pianure, per via della scarsità di acqua e anche per il clima un po' più torrido. Quindi abbondano le produzioni mediterranee, come la vite, l'olivo, la frutta, gli agrumi, gli ortaggi. Ortaggi particolari come pomodori, peperoni, peperoncini anche, melanzane. L'edificio agricolo tradizionale è una costruzione con un corpo centrale a due piani, alla quale sono addossati edifici minori ed è circondata da alte mura. Normalmente le masserie la troviamo all'interno di terreni estesissimi che appartengono ad un solo proprietario. Quando abbiamo un terreno molto vasto che appartiene ad una sola persona, si chiama il latifondo. In Europa esistono fondamentalmente tre tipologie di agricoltura. Abbiamo l'agricoltura intensiva, l'agricoltura estensiva, l'agricoltura mediterranea. Attenzione che questi sono concetti non semplicissimi, quindi se avete dei dubbi chiedetemi tutto quello che volete, vi rispondo, vi fornisco altro materiale. Per quel che riguarda l'agricoltura intensiva, consiste in molti tipi di coltivazioni piantate in modo fitto e vicinissime l'una all'altra, in un campo di dimensioni non eccessive, che viene sfruttato più possibile con tante moderne tecnologie, purtroppo anche inquinanti, e con una grande spesa di capitali, perché ovviamente ci vogliono tanti soldi per poter mantenere tutte quante le macchine. È un'agricoltura tipica della pianura padana e delle pianure dell'Europa centrale. Invece, tipica dell'Europa dell'Est è l'agricoltura estensiva, cioè abbiamo un campo di grandissime dimensioni
con all'interno uno stesso tipo di coltivazione. Viene coltivato con pochi mezzi, poche macchine, per lo più arretrate, e con una poca spesa di capitali. L'agricoltura mediterranea invece si basa sul terrazzamento. Vi ricordate, l'abbiamo visto anche quando parlavamo della macchia mediterranea. Si tratta di un terreno in pendio, sistemato con dei ripiani come se fossero delle terrazze, come i gradini del Cinema City, i gradini di uno stadio, in modo tale che si possa coltivarlo agevolmente, facendo in modo che non ci siano le frane e facendo in modo di passare da un livello all'altro, senza dover... Purtroppo l'Italia consuma molto più di quanto il proprio suolo riesca a produrre, ed è in deficit di suolo agricolo, quindi riesce a sfamare solo 3 italiani su 4. Pertanto deve comprare prodotti alimentari all'estero. La prima causa di questa perdita di terreno agricolo è l'eccessiva copertura di cemento e di asfalto, soprattutto nella pianura padana. Bisogna difendere i campi agricoli dalla cementificazione. Un fattore strettamente collegato all'agricoltura è l'allevamento del bestiame. Il tipo di allevamento dipende dal tipo di ambiente. Ad esempio, i bovini, cioè le mucche vitelli, vengono allevati nelle pianure, dove si può trovare un'ampia disponibilità di foraggio, cioè quello che loro mangiano, e servono sia per la produzione di latte che di carne. E raramente vengono portati al pascolo e vivono generalmente molto ammassati all'interno di grandi stalle, si chiama allevamento intensivo. Gli ovini invece, le pecore e le capre, si cibano di erba e sono animali che hanno poche esigenze. Possono essere allevati anche nelle zone più secche. I suini, cioè i maiali, sono onnivori, servono per la produzione di carne e vengono allevati soprattutto nelle pianure dell'Europa centrale. Invece il pollame, galli, galline, oche, tacchini, quaglie, eccetera, mangiano granaglie, e cioè semi e scarti di grano, eccetera, e sono allevati ovunque. Per quel che riguarda la pesca, bisogna dire che la pesca è molto importante in Europa, vista la grande estensione delle coste. Noi distinguiamo le acque dell'Atlantico dalle acque del Mediterraneo, perché le acque dell'Atlantico sono tra le più ricche di pesce al mondo. Possiamo trovare aringhe, merluzzi e naselli. Invece nel Mediterraneo, a causa della minore profondità del mare, a causa dell'impoverimento del numero dei pesci per motivi di inquinamento delle acque, la pesca è meno abbondante. Possiamo trovare sgombri, sardine, acciughe, quello che viene chiamato pesce azzurro, e tonni. Esistono 4 forme di pesca. Una che proibisce la pesca a strascico, che viene effettuata con lunghe reti a secco che si fanno calare sul fondo e poi vengono trainate da 1 o più barche. È proibita perché provoca gravissimi danni ai fondali, da evitare assolutamente. Fra quelle invece legali, quasi, abbiamo la pesca d'altura, che si effettua in alto mare con delle grandi navi chiamate pescherecci. La piccola pesca che si svolge lungo la costa con delle piccole imbarcazioni. Infine abbiamo la mattanza, che è un modo molto antico di pescare i tonni, che vengono forzati a percorrere una specie di tunnel realizzato con chilometri di rete che li portano verso la costa, dove vengono, fra virgolette, pescati, non scendono i particolari. Sempre al settore primario appartiene l'estrazione di materie prime e di fonti di energia. Vediamo cosa sono. Si dicono materie prime tutti i materiali a partire dai quali si producono dei beni con opportune lavorazioni. Fra materie prime distinguiamo le risorse agricole, che sono divise in vegetali, come il legno, eccetera, oppure animali, come il latte, con cui si producono burro e formaggi, o il cuoio, con cui si producono indumenti e scarpe. Poi abbiamo le risorse minerarie, come ad esempio il ferro con cui si produce l'acciaio, l'alluminio da cui si ricavano le lattine per le bibite, il rame, il piombo, l'oro e l'argento che si usano per realizzare i gioielli, questi ultimi due. Poi il carbone e il petrolio, che sono le fonti di energia più utilizzate.
Tutte le risorse minerarie sono concentrate all'interno dei giacimenti. Il giacimento è il posto in cui si trovano le risorse minerarie. Purtroppo, a causa di questo grande prelievo, alcune di queste sono a rischio esaurimento. Per questo è importante fare una raccolta differenziata che ci permette un riciclaggio di alcune di esse. Poi abbiamo le fonti di energia. Le fonti di energia sono le risorse che consentono di produrre calore, luce e movimento. Col calore facciamo l'energia termica, la luce l'energia radiante, il movimento l'energia cinetica. Non importa sapere i nomi di energia, se li ricordate bene, l'importante è sapere che ci servono il calore, luce e il movimento. Le fonti di energia possono essere o rinnovabili o non rinnovabili. Le fonti rinnovabili sono quelle risorse che non si esauriscono con l'andare del tempo. Ad esempio il sole, da cui traiamo l'energia solare, il vento, l'energia eolica, il calore interno della terra, la geotermia, l'acqua, energia idroelettrica, le maree, energia mareomotrice e il biogas, che si ottiene con la fermentazione di rifiuti organici, le famose energie di biomassa. Queste energie rinnovabili sono definite pulite perché non inquinano. Poi abbiamo le fonti non rinnovabili, che sono risorse che si consumano con l'andare del tempo e non si rinnovano. Esempi sono il carbone, il petrolio e i suoi derivati come la benzina e il gasolio, il gas naturale e l'uranio per l'energia atomica. Attenzione, queste fonti non sono pulite. Producono e propagano dei rifiuti tossici molto inquinanti come l'anidride carbonica o le scorie radioattive. Attenzione a queste. Per quel che riguarda l'Europa, abbiamo l'area più ricca di risorse minerarie che si trova nella zona centro-settentrionale, al centro-nord, dove si estraggono soprattutto ferro, carbone, mercurio e rame. A nord-est, in Russia ad esempio, si estraggono petrolio e gas naturale. La Russia è il terzo produttore mondiale di petrolio e il primo in Europa. Poi abbiamo la zona alpina, che è povera di risorse minerarie, ma è piena di acqua che, accumulata nelle dighe, ci permette di produrre dell'energia elettrica. Ovviamente il nostro continente, l'Europa, è molto industrializzato. Essendo molto industrializzato, cioè essendo presenti molte industrie, ha un gran bisogno di energia. Si può dire che abbia una forte dipendenza energetica, ovviamente. Quindi molti paesi ricorrono alle importazioni, soprattutto di gas naturale e petrolio, perché non riescono a sopperire al loro fabbisogno energetico. Questi gas naturale e petrolio viaggiano all'interno degli oleodotti e all'interno dei gasdotti, cioè delle lunghe tubazioni che attraversano la terra e i mari, trasportandoli dai luoghi di estrazione a quelli di consumo. L'Italia, ad esempio, è uno dei paesi più poveri quanto a materie prime e fonti di energia. Noi copriamo solo il 15% del fabbisogno, da un punto di vista di energia elettrica, di gas metano e di petrolio, che si trova qualcosa in Pianura Padana e in Basilicata. Per una grandissima parte dipende soprattutto dalle importazioni, con una spesa che incide parecchio sulla nostra economia. Quindi una cosa importante, mi rivolgo a voi che siete del futuro, è di pensare alla produzione di energia da fonti rinnovabili, come ad esempio quella solare e quella eolica. Per esempio nel 2015 l'Italia è risultata prima al mondo nell'impiego di energia solare, che è riuscita a coprire l'8% dei consumi energetici totali. Quindi voi pensate alle energie rinnovabili, alle energie pulite, e vedrete che anche la situazione di inquinamento migliorerà.